Buongiorno, oggi direzione Perugia. La palestra dolce per moderna, poi non capisci l'acqua calda e l'acqua fredda, quando scende la fantasia. Buongiorno amici, siamo carichissimi. Si vede, Oggi Alessandro è scatenato, andate su suo Instagram Stories che raga sta regalando emozioni. Alessandro oggi è in modalità Vasco che ha scoperto internet per la prima volta. Metto i pezzi su internet. Realizza perché io scatenato, mi sono incazzato raga. Quando a Palermo una tipa mette scatenato. Quello che non... Ciao a tutti, oggi siamo a Colle Strada, vicino a Perugia. Bella lì, sta andando tutto bene e siamo vispi e svegli. Mi sono appena incazzato su Twitter con questo giornale che è La Spezia Oggi, che ha scritto che noi facciamo, cioè se una famiglia viene al firmacopie e sono in quattro in una famiglia, noi gli facciamo portare 4 CD o comprare 4 CD per fare la foto. Cioè ogni giorno c'è un eating nuovo, diverso e fantasioso su di noi. Quindi ho appena fatto sto flame su Twitter per dire a sti qua che per fortuna ci sono le foto a prova, gliene ho pure messa una. Per capire che siamo nel 2017 e per fortuna c'è internet. E quindi informatevi meglio prima di scrivere certe cose. Che ci siamo un po' rotti il... ecco. Cazzo! Sì. Cosa? Cazzo ci si è rotti. Oggi, dopo la stronzata lì di La Spezia Oggi, mi becco pure del supereroe triste da un blog rap. Ma vai a cagare, la tua vita supereroe è triste. Supereroe forse sì, ma triste tua sorella. E alla mattina io sono sempre così. Vai. Però oggi c'è anche una bella cosa che ho visto su internet. Ho visto un'intervista di Jamil. Invece magari per fare una canzone... Ma mi piacerebbe fare una canzone con Axe. Adesso un po' di gente mi sparerà addosso, ma me lo può succare. Che andando proprio contro tutti e mostrando di avere due coglioni enormi dice che vorrebbe fare un pezzo con me. E quindi sai cosa dico? Bella Jamil, mandami la base, vieni, ci conosciamo, ce ne accendiamo una insieme e facciamo una hit. Bella zio, mi piace. Mi sono dimenticato di taggare Jamil, quindi ti taggo qui. Zio, ho appena risposto al tuo invito sull'intervista, quindi mandami la base, vediamoci e facciamo sto pezzo. Grande. Fede dice che l'ironia è il privé dell'intelligenza. Io dico che nel club, senza il senso dell'umorismo, non ti dovrebbero proprio far entrare. Se pensi che mi lamenti seriamente dei baci sulle guance di queste robe, vuol dire che non hai capito proprio chi sono. E adesso un grande classico. Oi vita straca, su stufa de fa la vacca, oi mamma boia, de fa la troia, mi me senti più. Vai, ne ho appena vista un'altra su internet di sto tizio che si scandalizza perché io mi sono incazzato quando a Palermo una tipa mi ha tirato un bacio. Quello che non vedi da quel filmato, allora ti spiego, ci sono due cose da capire su quella giornata. Allora, prima di tutto a Palermo è successo questo. Come sempre siamo scesi sotto il palco per fare le foto con i diversamente abili. I giornalisti, che erano tanti, anche troppi, e i fotografi, non curanti della situazione, ci seguivano mettendo a rischio tutti curanti e rispettosi di persone anche con difficoltà motorie, andavano avanti e spingevano. Quindi noi, siccome non ci interessava la promozione ma ci interessavano i nostri fan, abbiamo semplicemente chiesto di andare via. Ai giornalisti ovviamente, che risentiti di tutto questo hanno fatto uscire le notizie che poi avete visto. Detto questo, quella ragazza non mi ha tirato solo un bacio, mi ha tirato una testata, mi ha fatto male la testa per 20 minuti dopo. Loro hanno fatto il filmato e montato tutto ad arte. Comunque te lo ridico qui, io non sono Robbie Williams, sono J-Ax, sono vecchio, brutto e sposato. E i baci, per cortesia, no, non sono quel tipo di cantante, ok? Lo sono da prima. E queste cose le dico da prima di questo grande successo. È da una vita che mi vogliono baciare, siete voi che ve ne siete accorti solo adesso. Noi te baci, cazzo!
accorti solo adesso. Non te baci, cazzo. Raga, Ax su Instagram Stories mi sta facendo volare. Sta chiudendo featuring, sta taggando gente in ritardo, sta insultando giornalisti. Ale, sei veramente social oggi. Rovazzi, ma che cazzo vuoi, oh? Incredibile, ci mettono sempre una cifra di alcol nel camerino degli in-store. Sarà la fama che ci precede, ma non beviamo di pomeriggio, grazie. Una cifra d'acqua, però. Nel frattempo il nostro videomaker si fa una doccia thailandese, cioè spruzzarsi il deodorante senza lavarsi, cioè veramente. Niente, sono contento che vi stiate divertendo con queste Instagram story. Mi ci è voluto solo un po' di tempo per capire tutto quello che sti cazzoni stavano dicendo in giro, ma io non ve le lascio passare, io mi difendo. Cioè, ci difendiamo perché stanno dicendo tante cose false su di noi e quindi è il momento di... E quindi è il momento di dire la nostra. Ma ovviamente sarà tutto un'accusa di creare questo per accendere flame, fare polemica, far parlare del nostro disco che altrimenti non venderebbe nulla, eh. Vabbè, adesso è quasi il momento di scendere e iniziare a firmare le copie. Sento le urla provenire da dietro questo muro e fra poco iniziamo. Ci vediamo per quelli presenti in loco, altrimenti per gli altri più tardi sulle Instagram Story di Jay. Ragazzi, Ax sta praticamente finendo i quadratini dell'Instagram, cioè non ci sono più quadratini. Voglio bene, Ale. Seconda settimana, numeri uno, comunisti con Rolex, l'altro più venduto in Italia per 2 settimane. Bello!